Irene. E quest'altra è la mia, che si chiama Nicole. Batto io. Vai. Irene, adesso mi fate arrabbiare, ma ti tiro una bomba. Queste cose, perché se torna Stefano, che verrà ragazzi Nicole con me, perché mi deve aiutare a fare è vero, i compiti, devo accedere la memoria. No. Quindi ragazzi, per giocare a pallavolo e per fare tutto questo casino ci serve una rete, un pallone e due squadre. Quali squadre, se siamo soltanto io e te? Vabbè, il salone sarà il nostro campo, questa sarà la nostra rete. E le sedie? Non c'è problema, mettiamole in cucina. Tutte? Sì. Veloce, prima che arrivo Stefano. Questa è la rete, ora dobbiamo girarla. Ilari, troppo tardi. Ilari, scusami, mi sono scordato, il telefono a casa. Ma come sei già di ritorno? No, Ilari, ho lasciato il telefono a casa. E a proposito, ma stai facendo i compiti con Nicole? Sì. Dove sta Nicole? Chi c'è, Ilari? No, niente. No. Chi c'è, Ilari? Niente. Levati, spassati con questi cosi. Ma dov'è? Nicole? Sì, stiamo facendo i compiti. Ilari, levati i compiti dalla faccia. Fammi prendere il telefono. E te lo prendo io. Non ho capito perché. Ragazzi, vabbè, faccio. Ilari, dammi questo telefono, sì. Io vado a fare la spesa e torno di qua. Mi raccomando, fai i compiti con Ilari, Leva questo qua. E non fate i video su YouTube oggi perché non c'è tempo, ok? Posso togliermi questi cosi? No. Ilari. Peppa, sbrigati che devo fare i compiti. Va bene. Mi raccomando, però. Ok, ci vediamo tra poco. Ci vediamo tra poco. Per poco non ti scopriva. Allora, questo è il mio capo. Questo è il mio campo. Allora, come vedete, qui sopra ci sono scritti i nomi della squadra e i nostri nomi, per chi non le sa. Questa è la mia squadra, si chiama Ileri. E quest'altra è la mia, che si chiama Nicole. Ragazzi, scrivete nei commenti chi secondo voi vincerà, o io o Ileri. Vai! E
stiamo facendo i compiti. Che è successo? Che è successo? Che è successo? Che state facendo qui sotto? Che è successo? Perché ho sto coso bianco addosso? Nicole? Nicole, svegliati! Ma che è successo? Oddio, mi fa male tutto! Mi dà del sangue! Inori, mi fa male tutto, mi fa male la schiena, le gambe sono bloccate! Perché stiamo sotto al mobile? Io sono bloccata dalla schiena! Aiuto! Aspetta, Nicole, questo è il sangue. Nicole, a te proviamo a tirarlo su. No, 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 no. Due. No, Inori, mi fa male! Aspetta, se riesco a prenderlo, eccolo. Chi è? Papà, così io lo dico così ci viene a salutare. No, non glielo dire che stiamo sotto un mobile, se no se la prende con me. È vero, hai ragione. Pronto? Papà? Sì? Sì, stiamo facendo i compiti. Stiamo facendo i compiti. Mi fa male tutto. Zitta. E non muovere niente. Zitta. Guarda, ora sto facendo un compito davvero difficile. Quindi devi farlo attaccare, ciao! Nicola, se tu mi dai una mano io riesco a liberare e tu rimani per tutta la vita. Aspetta, dammi una piccola mano. Vai, 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 vai. È troppo pesante. Aspetta, cosa posso dire? Esco. Ok, aspetta, ora ti libero io. Allora, facciamo un gioco. Facciamo un nascondino dentro i mobili. Nascondino? Ma pensi aiutare questo mobile? A few minutes later. Allora ragazzi, sono tornato a casa perché prima ho chiamato Ilari e zia Nicole, ma mi sembravano un po' strane, tipo ho sentito Ilari che aveva una voce strana. Sicuramente stanno combinando qualcosa di loro di là. Adesso voglio andare proprio a vedere che cosa stanno combinando. È tornato papà, che ci inventiamo? Non lo so, Ilari, fai qualcosa. Lui ci ammazza. Possiamo dire a papà che stiamo pulendo. Che stiamo pulendo il mobile. Buona idea, però c'è un piccolo particolare, io sono bloccata qua sotto. Ilari, Nicole, dove... Ilari, Nicole, che è successo? Che è successo? Che è successo? Che è successo? Ilari. Che è successo? Che stai facendo qui sotto? Nicole, ferma, mi ha cascato il mobile, mi ha cascato il mobile. Non mi muovi, mi fa male. Che è successo? Il mobile sul mobile, ferma. Scusate, state pulendo senza pezzetta, senza sapone e con le mani? Sì, certo, qua. Non vedevi, eravamo sporco. Sì, Stefano, non vedi, stiamo pulendo. Stai calmo. Non ho mai visto pulire un mobile in questo modo. Mi sembra veramente una cosa assurda. Io ho il dubbio che mi state prendendo in giro. Io spero che questo mobile non è cascato per fare qualche gioco stupido, vero? No, ma ti pare. Allora, sapete che cosa faccio adesso io? Vi lascio qui. Voglio vedere dal computer, dalle telecamere di sicurezza, se vi è caduto oppure siete state voi veramente per pulirlo, e se vi è caduto vi metto in punizione, ti faccio fare Nicola e Ilari i compiti fino a dopodomani senza mai staccarvi dal quaderno, perché questa volta l'avete combinata veramente grossa. Sì, mentre litigate potete darmi una mano a tirare sul mobile. Scusami, se stavi pulendo il mobile perché ti serve una mano? Ti rendi conto questo quanto pesa? Adesso io vado a vedere dalle telecamere. No, non c'è bisogno, Stefano, vedi tutto. No, vado proprio a controllare. Sì, togliti, fammi vedere. Scusa un attimo. No! Adesso voglio proprio controllare dal computer se... Oh, mamma mia. Ilari, Stefano, Ilari! Ilari, ma che hai fatto? Ma forse così papà non controllava le telecamere. Sei un genio. Mamma mia, che è successo? Ho sentito una puzza, mi è venuta a svenire. Davvero, devo controllare le telecamere. Cosa? Ilari! Che per caso cercavi noi? Sì, cercavo proprio voi! Ilari, Nico, venite qui! Venite qui! Ciao! Nico, vieni qua! Nico, apri! Nico, apri questa porta! Nico, apri questa porta! Nico! Vieni qua! Nicole, vieni qua, apri! Nicole, Ilari, sfondo la porta! Nicole!
al conto fino a tre. Nicole, sfondo la porta, Ilari, sfondo la porta. Uno, avete questa porta. Uno, due. Dentro la vasca. Dentro la vasca. No, 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 io metto la tenda davanti. No, no, dentro la vasca no, io mi metto qua così. Nicole. Tanto non mi vedrai. Non mi vedi. Non mi vedrai, chiedi. Loro pensano che io non so dove sono? Peccato, perché ho visto una cosa qua. C'è un piede, eh? Questo piede io so di chi è. Chi c'è qui dietro? Ok, sapete questo che vuol dire? Lo sapete che vuol dire questo? Che da questo momento tu sei in punizione, ok? Farai tutti i compiti per tutti i giorni della tua vita e tu non uscirai più insieme alle tue amiche. No, hai capito? No, no. Sì, sì, è proprio così. Ma non prima di averti francicato. Non ci provare, non ci provare. Chiudi, 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 chiudi. Questa volta veramente l'avete fatta grossa. Iscrivetevi al canale, lasciate un bel like e attivate la campanellina degli aggiornamenti. E ci vediamo domani con un nuovissimo video. Iscrivetevi.